Stage number 9 brought us from Gijón to El Pito. A stage of 65 kilometers and nearly 900 meters of total elevation. The stage was characterized by a few rolling hills in the first part, followed by long flat sections before two final climbs. The stage was not one of the best that we had. There was definitely too much traffic leaving Gijón and along the road leading to Avilés, which is a highly industrialized area. It was also very hot, which made the time on the saddle to climb the two tough final climbs quite hard to go through. After 9 days riding back to back with no rest day, the legs worked really well and it was easy to go on despite the heat and the heavy traffic. Brutale, assolutamente brutale. Corta ma brutale. Qui siamo ben oltre il 15-16%. Sono seduto ma a fatica. Sono nel rapporto più piccolo. Un 28 credo, non so. Forse qui si spiana. Nota, ho forse 12 kg di valigie, di borse. Il mare, bellissimo. No, continua a salire il remo. E vacca. Continua a salire con pendenze che continuano a essere, secondo me, o 16-18%. Adesso mettersi in piedi sarà inevitabile. Sono ancora seduto però. Il problema è che mi manca ancora metà salita da fare, quindi se vado adesso sui pedali potrei esaurirmi prima del dovuto. Comunque adesso ho mangiato e bevuto prima di salire, per iniziare la salita. Adesso vediamo. Rarissimo momento di quiete qui. Adesso riprende. La tappa di oggi ha quasi 1000 metri di elevazione totale, 65 km. Siamo alla nona tappa. One of the best parts of stage number 9 was a fun trail section that was 1.5 to 2 kilometers long near Cabo Peñas.